Buongiorno Sinisa, due domande. Una quella che ci aspettiamo tutti, ritorna dopo 14 mesi saputo, non so se vi incontrerete già in tribuna, visto che la sorte ti mette là in tribuna. Qual è il primo argomento che vorresti affrontare con lui, al di là dei saluti? Ma non vorrei affrontare nessun argomento con lui domani, perché domani l'unico argomento è la Spezia. Tutto altro c'è tempo. Siamo tutti concentrati per la partita, perché, come ho detto, noi le prestazioni le abbiamo fatto sempre, ma i punti no. Domani il nostro obiettivo sono 3 punti. E basta. Giocando bene, giocando male, non ne frega niente, ma dobbiamo vincere. Questo, dobbiamo mettere la salvezza in cassaforte, che è il nostro primo obiettivo stagionale, poi vediamo quello che succede. Perciò siamo tutti concentrati su quella partita di domani e cerchiamo di portarlo a casa. Ecco. Poi dopo, frattempo, dopo la partita, poi vediamo quello che succede. Ecco. Ma nessuno di noi ci pensa a quello che succede dopo. Siamo tutti concentrati su quello che deve accadere. Però è bello, finalmente viene, tante cose si potranno trattare dopo la partita. Quello sì, sicuramente, sono 14 mesi che non c'è, perciò è normale che poi dopo, è giusto, è il presidente tutto e siamo tutti contenti che viene. Ci dispiace che magari è mancato per 14 mesi, perché comunque non è stato facile, però sicuramente aveva i suoi buoni motivi e è giusto così, importante che, meglio tardi che mai, diciamo, è arrivato e siamo tutti contenti. Un'altra penso allo Spezia, penso alla partita d'andata, penso che erano i giorni, le settimane in cui ti chiedevamo sempre, ma Barro fa la prima punta, Barro esterna, lì diciamo cominciava l'apprendistato, e c'è anche quel neo dei rigori. Allora la battuta è, se c'è un rigore chi lo tira? E poi com'è cambiato il Barro che cominciava a giocare da centravanti, a essere provato da centravanti a distanza di un girone, ecco. Ma se c'era rigore Barro non lo tira sicuramente, questo penso che sia chiaro, è a lui e a tutti. E Barro è un giocatore importante per noi, che sicuramente, come ho detto, stiamo lavorando tutto come prima punta, ma lui dà meglio di sé su esterno, poi anche come prima punta comunque ha fatto delle buone prestazioni tutti, ma in questa situazione se dovesse giocare, visto che comunque abbiamo 3 partite in una settimana e abbiamo anche un po' i giocatori infortunati, perciò tutti avranno possibilità di giocare. Perciò può giocare da esterno, può giocare da prima punta, dipende da tante cose, ecco. Però continueremo a lavorare, ma in questo momento se è disponibile Palacio fa lui punta e lui fa esterno, quando non ci sarà Palacio lui fa la punta Barro. Però come ho detto sono 3 partite in una settimana e nessuno di loro giocherà tutte e tre, penso. Perciò cambieremo quelli davanti, cambieremo. Cercheremo sempre di mettere la squadra migliore, quelli che stanno meglio, ma cambieremo sicuramente. Perciò può giocare esterno, può giocare a punta, vediamo. Buongiorno. Quando dice Saputo è mancato per 14 mesi, non è stato facile. Intende dire che un presidente quando è qui, vicino alla squadra, sempre presente, insomma a chilometro zero, facilita la vita quotidiana del club o intendeva un'altra cosa? Penso che quando un presidente manca per tanti mesi è un punto di riferimento e tutto, perciò tutti ti sentono meglio, tutti si sentono più tranquilli e tutto. Quando manca non è facile in tutto da gestire, tutto non è mai successo, ma non è mai successo neanche questa pandemia e tutto. Perciò, 14 mesi senza presidente comunque è tanta roba, è tanto tempo. Penso che così è in tutti i lavori, quando manca in capo per tanto tempo, magari a
all'inizio ti può anche far piacere, poi dopo a lungo andare poi magari senti la mancanza e tutto, perché comunque lui è un punto di riferimento per tutti noi. Senza dire i nomi, ha avuto in passato dei presidenti per i quali avrebbe sperato, magari se fossero comportati come saputo? No, io ho avuto sempre ottimi rapporti con i presidenti, qualche discrezione da qualche parte, qualche volta, ma è normale, quando due persone si confrontano, si dicono, si parlano, può succedere che siano, diciamo, alcune divergenze su alcuni punti di vista e tutto, ma sempre in modo civile, e cercando sempre di confrontarsi, di dare spiegazioni, di far capire certe cose, io a lui, lui a me, ma con tutti i presidenti, perché non ho mai avuto io problemi con i presidenti, a parte uno. Però mai direttamente, anche con quello, mai direttamente, sempre attraverso qualcuno. Però non ho mai avuto problemi, diciamo, direttamente con nessuno. Ti voglio chiedere, hai appena all'inizio, la prima cosa che hai detto, non mi interessa giocare bene o male, non me ne frega nulla, l'importante è vincere. Ecco, questa tua squadra gioca spesso a calcio anche bene. C'è una, non ci saranno ripensamenti, il modo di giocare il Bologna è quello, ma su quali tasti hai battuto in settimana con i tuoi giocatori? Perché il primo tempo di Roma è stato una prestazione veramente convincente, il secondo secondo me no, ecco, per dire. Ma sai, secondo te no, quando tu per 45 minuti fai 5-0 così, per tutto quello che hai prodotto, che hai speso, per quello che hai creato, non è possibile che tu a fine del primo tempo vai 1-0 per loro, perciò tu dovresti almeno avere 2 gol di vantaggio o almeno andare in vantaggio a fine del primo, poi dopo secondo tempo la gestisci, ma è normale che poi dopo tu hai dovuto fare due cambi forzati, mettere 2 giocatori, loro hanno fatto i cambi, diciamo, dove non hanno perso la qualità, perché quando tu cambi e metti Mkhitaryan, quando metti Pellegrini, quando metti, non so, che cazzo hanno messo, Veretù e tutto, noi mettiamo, con tutto rispetto, Musa piccolo, mettiamo Anto che ancora non è al 100%, non è ancora pronto, metti altre perdite, cioè è diverso. Noi partita, se non l'abbiamo portato a fine primo tempo in vantaggio, che seconda poi dopo lo puoi gestire, ma non c'è una squadra al mondo che fa 90 minuti come abbiamo fatto noi 45 minuti. Allora quando tu produci così tanto ti aspetti di finalizzare, di concretizzare sta roba qua. Se non lo concretizzi poi è normale che secondo tempo comunque perdi in qualcosa e hai perso 1-0. Però non è che siamo Real Madrid. Quello che a me... quello che ho battuto tasto, quello che ho detto, che forse io sempre parlo dell'atteggiamento e delle prestazioni. Forse anche inconsciamente noi quando facciamo la buona prestazione ci accontentiamo, diciamo abbiamo giocato bene, abbiamo fatto bene, tutto e questo basta, ma non è il nostro obiettivo, non è quello di fare una buona prestazione, il nostro obiettivo è di fare 3 punti. Perciò forse anche inconsciamente noi ci accontentiamo della prestazione, però il risultato, la buona prestazione è solo un modo per arrivare al risultato, ai punti. Cioè non è il nostro obiettivo fare buona prestazione, il nostro obiettivo è fare 3 punti. Naturalmente con una prestazione buona è più facile arrivare a 3 punti. Però il domani, come ho detto, non me ne frega buona prestazione, male, giochiamo bene, non me ne frega niente. Domani dobbiamo vincere e basta, giocando bene, giocando male. Poi naturalmente quando giochi meno è più facile vincere, però qualche volta si vince anche giocando male, ma io non parto, a me piace giocare bene e vincere, questo è il massimo, è quello che voglio ottenere. Però visto che anche le ultime 2 partite noi abbiamo giocato bene, abbiamo giocato meglio delle 2 squadre che sono 2 squadre più forti noi sulla carta, grazie alla nostra mentalità, grazie alla nostra identità. Abbiamo meritato più di quello che abbiamo ottenuto e magari con quello diciamo
uno sia con te, hai perso 1-0. A me mi rode culo sempre quando perdo. Perciò io domani, obiettivo è vincere, non è la prestazione. Detto che ne ruoterai tanti in queste tre, tanti, quelli che potrai in queste tre partite, e come stanno i due De Silvestri? Forse una scelta obbligata se ha recuperato, ma Skovolsen sta, può giocare sì, domani. Sì, hanno recuperato invece, tutti e due. Quindi è una scelta aperta anche domani, sì, poi dopo, come sempre. Diciamo, cioè abbiamo, vediamo chi giocherà, ecco, perché comunque sono tre partite in una settimana. Sicuramente De Silvestri non può fare tre partite in una settimana, lo stesso Skovolsen, tanti altri. Poi lo potranno fare se siamo in emergenza. Là dove non possiamo cambiare, purtroppo dovranno fare. Quello dove si può cambiare cerchiamo di gestire. Ciao Sinisa. Ciao. Ho una curiosità e una domanda, un'altra domanda, quindi due. Allora, poco tempo fa tu avevi parlato in TV, a Sky mi sembra, sollecitato da Del Piero sulle punizioni, giusto? Che nessuno ti veniva a chiedere dopo l'allenamento di calciare le punizioni. È così, è ancora così, qualcosa è cambiato, si fermano a calciare punizioni perché ovviamente i calci da fermo sono una variante importante nel calcio di oggi. Sì, qualcosa di più si fa, però devo dire che noi dovremmo sfruttare meglio le palle inattive. Però per quando dico sfruttarla meglio significa che bisogna metterla meglio. Poi una volta messa meglio, poi dopo dobbiamo avere cattiveria per buttarla dentro. Per esempio con la Roma, Barrow li ha battuti bene, è tanto vero che abbiamo avuto due occasioni su palle inattive, una di Soriano e una di Swanberg. Sì. Cioè, il presupposto per far bene è che quello che il calcio li mette bene. E poi dopo devono essere altri bravi. Anche su punizione diretta è tanto che manca un gol. Anche su punizione diretta, sì. Anche su punizione diretta. Sai, no, una volta Pagliuca disse, Orsolini se si mettesse lì col piede che ha a calciare le punizioni, secondo me aggiungerebbe 3-4 gol in più. Vabbè, ma quello che gli diciamo anche noi. Ah. Però, cioè, non solo Orsolini, noi abbiamo diversi giocatori che hanno piedi buoni. Orsolini, Swanberg, Baro, certo. Sansone, Vignato. Perciò per qualità che hanno dovremmo sicuramente far di più dalle punizioni dirette ma anche quelle indirette, ma purtroppo non riusciamo a farlo e sicuramente uno dei motivi è anche quello, perché non è che io posso andare ogni volta a rincorrere i giocatori per andare a calciare. A me quando giocavo io mi dovevano buttare fuori da campo. Ma adesso perché succede come facevi tu? No, non succede più. Cosa? Che ti devono buttare fuori da campo? No. Non succede? Purtroppo no. Cavolo. Ci stai là e tutto, ma si fermano e tutto, ci provano, tutto, ma bisogna avere costanza come nel tutto, bisogna riprovare, perché non basta una volta farlo e poi pensare di quello. Noi cerchiamo di spronarli e tutto, poi non è che deve essere un piacere, non deve essere un obbligo, quello è passione. Senti, la seconda domanda è un po' anche sul tormentone di questa settimana su cui hanno dibattuto molti tifosi. Soriano in settimana ha detto vogliamo che Sinisa resti, vogliamo, quindi ha globalizzato la volontà. E dove è domanda? La domanda è sul fatto che magari quando giustamente, legittimamente ti viene chiesto se resterai o meno l'anno prossimo, al di là del contratto che hai, tu rispondi vedremo, parleremo e tutto il resto. Non ho capito, io rispondo? Vedremo, parleremo a fine stagione con la società, dipende dalle ambizioni, tutto quello che hai detto. Hai detto sì, anche non che... Non ho detto io, quando poi parliamo sempre del futuro. Futuro è la partita di domani, come ho detto. Io ho 2 anni di contratto e tutto ciò. Voi cercate di fare le polemiche là dove non ci sono. Prossimo. Venendo al presente, allora le chiedo, è vero che i conti si fanno sempre alla fine, guardando la classifica però, Bologna 34, Spezia 32, è lo Spezia che ha reso molto più del previsto o è il Bologna che si deve mangiare le mani per avere solo 2 punti di vantaggio sullo Spezia, secondo lei? Tutte e due. Spezia ha fatto, penso che all'inizio del campionato nessuno si
diciamo, o pochi si immaginavano che Spezia a quel punto sarebbe 32 punti. Noi sicuramente potevamo far meglio, ma non dal punto di vista di prestazione, ma dal punto di vista di risultati, delle vittorie. Però quando io vi dico che è un campionato strano e tutto, ditemi voi, chi di voi avrebbe pensato che a lottare sono Parma, Cagliari, anche Torino, con tutti i soldi che hanno speso? Perciò penso che non è da sottovalutare anche la posizione Bologna, che comunque, sono io primo a dirlo, sicuramente poteva far meglio e siamo ancora in tempo. Però non essere mai immischiati, stati immischiati nella zona di retrocessione è già tanta roba, visto che ci sono le squadre che forse sulla carta sono anche più forti di Bologna, ma che stanno là sotto immischiati e non si sa quello che succede. Cioè, quando si dice che il campionato era strano, diciamo, era strano anche per quello. Tu sei sempre stato un aperturista sugli stadi, cioè uno che voleva, giustamente, come tutti vogliono i tifosi. Adesso il calcio, per bocca del Premier Draghi, ha detto che, insomma, quando torna le zone gialle, dal primo maggio, dove c'è la zona gialla, si può sperare di portare mille tifosi. Finalmente è arrivato uno giusto, no? Come Draghi. Cioè, io non sono italiano, però vedo le cose da fuori. Forse da fuori si vede meglio che dall'interno. Io non sono italiano, però da quando c'è Draghi, comunque, si comincia a respirare, si comincia a vedere un po' cose un pochino più logiche. Poi non vedo perché ci sono tamponi rapidi, ci sono tutti i controlli, tutto, basta organizzarsi, fare, è all'aperto, perché non si poteva fare molto tempo prima. Se Draghi era 3 mesi fa, cioè qua 5 mesi fa, magari a quel punto eravamo già a livello di gente allo stadio. Perciò io spero che prima che finisse il campionato gente ritorna allo stadio e tutto, perché vi ricordate che io ve l'ho detto tanto tempo fa, che ci sono le cose che si può fare, e diciamo che la regione Emilia-Romagna è una delle, diciamo, più aperte da quel punto di vista, grazie anche al vostro presidente della regione Bonaccini, che comunque è una cosa positiva. Poi purtroppo non si è fatta, ma penso che ci sono tutte carte in regola per poterlo fare, per aprire. Secondo me, quando tu metti, che ne so, in altri paesi magari ci sono anche, ci metti, che ne so, quanto si fa, 30%, quanto fanno 1000, quanto ci vuole 1000 fare il tampone rapido, di far venire, o anche di più, il tampone rapido non è metterlo dentro e tutto. Vaccinati, cioè... No, se è vaccinato già sei a posto, ma qua voi per vaccinarvi dovete andare in Serbia per vaccinarvi, per far capire che paese siete diventati, no? Sì, anche il tracciamento è facile, con un'app. Sì, ci basta solo buona volontà e avere un po' di coraggio e fare cose per bene, e si sta cominciando piano piano. Scusa, torniamo alle cose, se puoi, di campo, di formazione. Cioè, non ho capito, scusami. Dai massimi sistemi alle cose di campo. Antov è uno che ovviamente anche lui rientra in quelli che può giocare in queste 3 partite, magari già subito, cioè, o è presto. Ma se è disponibile, è disponibile, può giocare anche da subito, sì, dipende dalle mie scelte e tutto. Cioè, tutti quelli che sono disponibili possono giocare, poi dopo io devo fare le mie scelte rispetto allo stato di forma, la partita, gestione di 3 partite, vedere come stanno. Poi abbiamo un sacco di fidati, cioè, sono sicuro che domani, per esempio, sui 4 due saranno, diciamo, non saranno in campo per prossima partita, perciò succede sempre. Perciò ci sarà spazio per tutti, penso. Ma ha degli amici italiani che sono andati a Belgrado a farsi vaccinare? Un sacco. Sì? Un sacco. Vuoi andare pure te? Ma per Belgrado, non per il vaccino. Proprio per vedere Belgrado. Sì, Belgrado, quando si va a Belgrado, diciamo,
Il secondo motivo è farsi vaccinare, prima è un altro. Però ma c'è un'agenzia di viaggi a Bologna che dicono che organizza viaggi e tutto, che ha fatto milioni questo. Sono stati furbi, organizzano non so quanto, 450 euro, vanno 3 giorni, organizzano il viaggio, fanno il vaccino, fanno come so? Il tour, gita turistica. Gita turistica. Gastronomica. Sì, anche gastronomica, gastronomica e altre. Diciamo, dipende da quello che vuoi fare. Però almeno là vaccini ci sono e puoi anche scegliere quale vuoi. Cioè, come vai là, vuoi questo, vuoi questo, fai quello che vuoi. Scegli e te lo fanno. Va bene ragazzi, posso chiedere una cosa? Dico il microfono. On the rocks. Una piccola precisazione. Per quanto riguarda abbiamo parlato di Skovolsen e di De Silvestri, ma c'è qualche altro acciaccato? Perché prima dicevi se Palacio gioca è solo riferito al fatto se lo fa giocare o no. Sono tutti, stanno bene, però dai, 3 partite in una settimana, certo. Comunque per uno di 39 anni come Palacio li ha fatti in precedenza, perché non c'eravamo nessun altro. Nel senso, perché se deve giocare per forza deve giocare, poi la può anche fare, ma bisogna vedere sempre come lo fa. Noi cerchiamo, visto che in avanti comunque abbiamo i giocatori e comunque sono tutti bravi, cerchiamo un po' di gestire, di fare almeno 2 partite a testa a ognuno di loro, poi vediamo come vanno, se non ci sono altri infortuni. Il problema è più dietro, perché dietro comunque siamo messi abbastanza male, abbiamo anche abbiamo De Silvestri e Dykes che sono diffidati, e Tomiyasu che è fuori, anche che si è operato, Medel che sta fuori, perciò. Posso dire una cosa su Tomiyasu? Conta di recuperarlo in queste 3 giornate, insomma, tutto è ravvicinato, oppure si andrà dopo? Non te lo so dire. Ok, grazie. Non te lo so dire. Secondo me doveva essere recuperato già oggi, ma non è recuperato.